Durante il periodo di autoconfinamento o lockdown, se preferite, per lavoro ho avuto l'opportunità di uscire quasi tutti i giorni da casa. Giravo da solo per la città in moto con la telecamera per realizzare servizi per Rai News 24 e questo mi ha dato l'opportunità di vedere Roma e i romani come mai prima. Qui ho messo in fila i ricordi e le sensazioni di quei giorni, drammatici e particolari, senza pretese giornalistiche. Diciamo subito che erano cambiate molte cose, le relazioni tra le persone, i rumori, gli odori, il panorama, anche gli spostamenti in città erano diversi. Per strada non c'era più traffico, ma poi c'è stata l'eccezione che conferma la regola. Un'autobotte che sanificava le strade era stata messa a disposizione delle telecamere giusto il tempo per fare due riprese, ma il caso ha messo una bisarca in scena e in un attimo, a Santa Maria Maggiore, era tornato il traffico. Al calo delle auto in circolazione ha corrisposto la diminuzione dei rumori. Una condizione che ha fatto riemergere suoni e versi di solito coperti dal caos cittadino. E sempre tra le novità sonore c'era chi sentiva la musica dalle case. Alcuni la concordavano con i vicini, altri no. Nei miei giri per Roma, anche sotto la mascherina, sentivo che l'aria era cambiata. Meno traffico, meno inquinamento. L'ARPA Lazio ha poi confermato la sensazione, registrando cali significativi di benzene e monossido di azoto, ma ci sono stati anche meno incidenti. Confrontando i dati nazionali del primo semestre del 2020 con lo stesso periodo del 2019, risulta un calo che supera i 1000 morti e i 100.000 feriti, rispetto a quella che chiamavamo normalità. Per avere compagnia ho cominciato a guardare in alto, perché a cominciare dai panni c'è stata la riscoperta delle terrazze per giocare, allenarsi, ballare, fare due chiacchiere, fare teatro o fare delle interviste. Sono Luca Boccoli e ho quasi 50 anni e un anno e mezzo fa per un bruttissimo incidente stradale ho perso la vista totalmente, quindi sono un cieco assoluto. Beh, la mia sensazione che sto vivendo adesso è principalmente è troppo questo silenzio, perché come magari non troppi sanno, quando sei al buio, il buio peggiore del buio è il silenzio, quindi perdo la percezione e qualche volta anche l'orientamento. C'è stato anche il momento dei gabbiani. Da un certo punto in poi mi capitava di incontrare sempre più persone che mi dicevano che con il blocco i gabbiani non trovavano cibo e quindi erano diventati nervosi. Così ho guardato i volatili con un po' più di attenzione, ma non mi è sembrato avessero particolari problemi. Poi è stato il turno degli elicotteri. Sempre più mezzi, civili e militari, volavano sui tetti di Roma. L'apice arriva attorno al 25 aprile, forse per controllare che non ci si assembrasse sulle terrazze per la festa della liberazione dal nazifascismo. Al tramonto la città sembrava fermarsi, come per il coprifuoco. Quella, almeno per me, era l'ora più difficile in cui dovevo gestire la paura. Fortunatamente avevo Roma e il suo fascino, un vero toccasana. Tenete conto che l'altro effetto della riduzione del traffico era l'esaltazione della bellezza di questa città, un museo a cielo aperto. Non è un caso che il centro storico di Roma sia patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1980. E in quei giorni ho incontrato troupe che approfittavano dell'occasione per fare immagini. Signora, protezione civile, banco alimentare. Ma il ricordo più forte che ho di quel periodo è l'apoteosi del volontariato. Si era creata una rete di grande distribuzione che portava cibo ed altro a chi ne aveva bisogno, malati, anziani, senza casa, il tutto retto dal lavoro dei volontari. Quello che a me dispiaceva era non potergli stringere la mano, ma quello che mi faceva piacere era vedere, dietro le mascherine, il loro orgoglio. Fatto. La signora è contenta e fortunatamente non abbiamo trovato traffico, quindi abbiamo fatto anche molto presto. E adesso ne facciamo un'altra.